Ciao a tutti ragazzi e benvenuti! Sto passando pure la motocicletta in tutta velocità. Benvenuti ragazzi su GTA Servizi di Emergenza. Ci troviamo qui ragazzi con un ranger. Infatti oggi faremo i ranger ragazzi. Pattuglieremo le montagne. Vedremo i cacciatori, se sono in regola, se possono cacciare, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, siamo femmina perché era l'unico ranger che potevo mettere. È molto affascinante il cappello, molto cowboyesco. E questa qui è la nostra macchina, un super ragazzi 4x4 ranger. Dovevo andare ragazzi un po' girare per i boschi, vedere un po' come si comportano le persone. Questo qua ragazzi è il nostro ufficio, un po' scraus, un po' da merda. Però dai, non è male, cioè per essere un ufficio c'è qualcosa. Comunque ragazzi, se vedete che qui c'è un graffio è perché ho preso un albero in faccia. Non posso prendere un albero in faccia? Non ho capito, non posso prendere un albero in faccia. Dopo che... Oh, il cane! Mamma mia, per poco non investivo col cane. Se lo investivo mi sentivo troppo in colpa, raga. Chiudevo il video, rip video. E lo dovevo rifare. Chi c'ha voglia di rifarlo, raga? Comunque ragazzi, ci troviamo a Polito Bay, perché a Polito Bay le montagne sono ricche di persone e vegetazione. Ok, come ben vedete ragazzi, ci sono molti animali. Lì c'è un albero caduto, ok, c'è anche una Jeep qui, magari. Noi ragazzi dobbiamo sempre controllare queste cose perché lo comunichiamo a. Vabbè, quest'albero qua sta bene qua, cioè. Comunque ragazzi, noi siamo armati di una fotocamera e quando dobbiamo far capire una cosa, facciamo le foto. Quindi ora io faccio una foto, perfetto. Ho fatto una foto ragazzi in modo la faccio vedere al mio superiore e lui mi dirà se fa cosa fare, insomma, se portare qui operatori per far levare questo tronco oppure cosa. Prima foto del giorno fatta ragazzi, ne faremo molte altre. Un coniglietto, attenzione, un puma sulla strada raga, pericolo costante, puma sulla strada, pericolo costante. Un coniglietto, ma perché tutti sulla strada, mannaggia. Dai, proseguiamo, qui c'è un ponte, l'hanno appena fatto quel ponte ragazzi, infatti si vede che l'hanno appena fatto. Da fuori strada, ho preso una roccia in pieno, mannaggia. Quella roccia sta cadendo ora giù dalla montagna. No, sta cadendo giù. Dimmi che si ferma, perché se va in mezzo alla strada è pericolo costante. Pericolo costante. Vabbè dai, sta al fianco alla strada, non sta proprio in mezzo. Tanto basta che prendi i soldi, raga. Sono di settimanali. No, scherzo. Noi siamo bravi. Quindi pattuglieremo queste zone. Ok, siamo arrivati ragazzi. Coyote! Perché sto facendo solo? No, vabbè. Pure questo ponte ragazzi è appena fatto, guarda qua. No, questo qua non è appena fatto, quello di prima era appena fatto. Questo qua no, questo qua sta già dal mille. Oh, signori! Signori, non si cammina in mezzo alla strada. Vabbè, signora mi scusi, però. Cioè, qui ragazzi ci saranno dei pescatori, come ben vedete, stanno pescando proprio nella corrente dove i pesci se ne vanno. Comunque facciamogli due domande, giusto per rompergli un po'. Magari andiamo là e dice, beh, ce l'hai il libretto per pescare, tu non hai il diritto di pescare qua. Cioè. Buongiorno signori, volevo solo chiederle qualcosa. Signore, mi ascolti? Signore, mi devo bagnare io piedi. Signore, ci facciamo più là per favore? Signore, ci facciamo più là, ho detto. Sogno! Ma che sta dicendo? Ma non lo so, signore, ma perché sto correndo? Oh! Vuole fare a botte! Oh, arrampichiamoci sul suo camper! Signore! Devo prendere il manganello? Io gli volevo fare solo due domande e lei mi vuole picchiare. Allora, venga sulla strada. Venga. Che si pensa? Che io sono femmina e quindi non mi so difendere, Te! Il fatto che devo prendere gli occhiali e il cappello, te! Sei stato... Aia, mi hai fatto male però, Sei stato fortunato che non ho cacciato la pistola! Te! Te, signore! Ne vuoi ancora? O vuoi arrenderti? Oh! Mamma mia, che pugno da panza che gli ho dato, mamma mia, raga. Non mi mettete mai contro un ranger che sono addestrati, raga, hanno lottato contro i puma. E allora, sai che gli dico? Anzi, no, non gli seguo strame il veicolo, sennò sentirei in colpa.
Non gli facciamo manco una foto, non gli facciamo niente, lo lasciamo là svenuto perché tanti ranger sono così, raga. Lì ci stanno dei signori che stanno campeggiando. Andiamo un po' da loro. Diciamo, tu ce l'hai la licenza per campeggiare? No, noi gli rompiamo le scatole perché loro sono andate là per campeggiare, belli. Io dovevo rompere. No, raga, peccato. C'abbiamo pure le sirene comunque. Comunque, raga, fatemi sapere se l'audio è cambiato perché ho migliorato l'audio, infatti ora il microfono è un po' migliorato. Fine mese, raga, sicuramente. No, a Natale, prima di Natale, prenderò un nuovo microfono, cuffie e tutto quanto, e quindi là il canale cambierà, credo. Già un po' il canale è cambiato con sta webcam. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto a botte con uno. Mi sa che l'altra giornata può finire pure qua, però voglio andare un po' a rompere le scatole. Visto che siamo dei ranger, i ranger così fanno, raga, rompono le scatole. Andiamo qua sopra, perché qui so che ci girano dei motocross. Va a fare gente enduro, insomma. Quindi se li becchiamo senza casco, raga. Mamma mia! Mamma mia! Ok, come ben vedete già c'è un motocross qua parcheggiato. Se li becchiamo senza casco, io mi armo di pistola perché se questi qua, raga, iniziano a correre, io non li raggiungo mai, raga. C'ho un SUV che pesa 30, non lo so. Guarda quella, cioè, ciao signore, oh, signore, non c'è nessuno. Io volevo beccare qualcuno, raga, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Strano, io volevo beccare, raga. Per quando pare non ci stanno, proviamo ad andare un po' più avanti, magari li incontriamo oppure. Guardate qua, raga. Il Dune Buggy di GTA Metro Gangster, ormai finito. Comunque, raga, molti di voi mi hanno scritto, ma veramente GTA Metro Gangster è finito? Ma veramente hai fatto finire la serie così? Raga, ho fatto finire la serie così perché raga, l'ho fatto. Non potevo più portare avanti la serie, non avevo più possibilità e non tenevo più idee. Tenevo solo veicoli, raga. Basta. Cioè, stavo morendo, insomma, la serie. Le visualizzazioni calavano. Perciò ho deciso di farla finita. Scusate l'urlo. Ho deciso di farla finita, raga. E basta. Comunque, giocando, pazziando, guidando, siamo arrivati a Sandshore, sono totalmente a caso. Ma va bene, raga, noi siamo i ranger, possiamo pattugliare ovunque. Ma sapete una cosa, raga, questa giornata da ranger è stata molto tranquilla. Magari andiamo qua lungo il fiume, vediamo se c'è qualcuno. Ehi, guardali come campeggiano, andiamo a rompere un po' il cabine a questi. Buongiorno. Ranger, siamo i ranger. Coyote, ti puoi spostare? Grazie. Buongiorno, buongiorno signora. Come va la giornata? Tutto a posto signora? Tutto a posto. Mi favorisca patente lì. Patente? No, è patente. Mi favorisca la sua carta d'identità, signora. Giusto per sapere chi è, insomma, la sua età, questa cosa qua, signora, prego. Me la favorisca pure. Sì? Grazie signora. Vediamo chi è. Ok, si chiama Elena Turner. Ciao. 26 anni, secondo me ce n'è un po' di più, però. Ciao, 26 anni. Niente, ragazzi, 26 anni. Perfetto signora, grazie. Tenga pure di nuovo la sua carta d'identità. Ora andiamo a rompere il cavo con gli altri. Ma comunque qua, ragazzi, c'è proprio una setta di campeggiatori, eh. Mamma mia. Andiamo a rompere, andiamo a rompere. A dove stanno? Ma se ne sono andati, raga, mi sa. Ci hanno visto, se ne sono andati. Maledetti. Se li coglievo. Signora, ah, è arrivato un altro. Comunque, signore, mi sapete dire. Intanto tu mi favorisca l'ID. Grazie. Come non sa che cos'è l'ID? Carta d'identità. ID. Carta d'identità, prego, me la dia.
Per caso mi sapete anche dire dove si trovano quelle due macchine lì? Cioè, quei due proprietari di quelle due macchine. Comunque, grazie. Lei si chiama Vittoria della Gru. Vittoria della Gru. Questo ragazzo della Via Gru. Grazie signora. Ciao. Pure lei 30. È più vecchia di questa. Vabbè, 30 anni, raga. Fa porcere. Pure zia. È una zia. Vabbè. Comunque, grazie. Oh. Ah! Lo sapevo, raga, lo sapevo che mi bruciavo male. Oh, sono scappato. No, non mi preoccupate, sono ancora vivo. Vabbè, mi sono ustionato. Mi sa, raga, che mi sono un po' ustionata. Basta, ce ne andiamo. Il fuoco ci vuole male, basta, basta. Tanto si è aperto il cofano totalmente a caso. Va bene. Raga, andiamocene. Comunque hanno detto le signore che questi due qua, di queste due macchine, vanno ogni mattina, si alzano presto, vanno a fare mountain bike. Vanno a fare enduro in mountain bike. Ma lo sapete una cosa, ragazzi, io concludo qui questo episodio. Quindi mi parcheggio qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi, fatemi sapere com'è l'audio. E niente. Ciao a tutti, ragazzi.